Della zuppa di porro del 29 luglio, e in realtà poi più tardi faremo polemica con Facebook, anzi io difenderò Facebook, però una polemica la posso fare perché il suo software funziona di... vabbè, insomma, l'altro giorno ho fatto una diretta che non è riuscita ad andare in onda, cioè è un bel casino. Si occupassero meno di Starbucks, ne parleremo più tardi, e del controllo delle fake news, che grazie al cielo non fanno come vogliono questi quattro fascisti che girano, fascisti, comunisti fascisti, mettiamola così, anzi comunisti della DDR, e meglio farebbero. Però insomma si tratta di una piccola pippa metodologica di cui parleremo tra poco. Buongiorno Ivan, buongiorno Elio, buongiorno a tutti quelli che si stanno avvicinando sia su Instagram sia su Facebook, Cristina, Francesco Ferrari, ciao Francesca, e tanti di YouTube e del sito nicolaporro.it. Io vi ricordo che il sito nicolaporro.it è quello che ha tante informazioni. Una di queste, io vi segnalo di cercare il pezzo di Antonio De Filippi in cui si spiega per quale motivo, quando al bar vi dicono no, ma come si fa ad andare alle elezioni, poi chi ci abbiamo al posto di Conte? Salvini ci fa schifo, la Meloni è una coatta, Berlusconi è Berlusconi, e quello di Palazzo Grazioli, che oggi c'è scritto sui notiziari che lo vende Palazzo Grazioli e va a vivere in una villa all'Appia. Come si fa? Insomma, tutti quelli che vogliono Conte perché non c'è alternativa. Io la trovo fantastica questa idea, che tu vuoi un presidente del Consiglio, la più pippa che abbiamo avuto, con la classe dirigente più pippa che abbiamo avuto, perché non c'è un'alternativa, dicono loro. E tenete vista pippa, fantastico. Bene, allora andiamo sulle notizie di giornata. Il PD avverte il governo! E insomma è il penultimatum. Un tempo era Renzi, vi ricordate che lo sfottavamo sempre, che faceva sempre i penultimatum? Toc toc! Zingaretti! Ma veramente credi che questa roba qui sia affidabile? L'uomo che ha detto non avrei mai fatto un governo con il Movimento 5 Stelle, oggi ci va d'accordo, d'amore e d'accordo, e oggi sul Corriere della Sera scrive una lettera enorme dicendo la digitalizzazione, la cosa, in sostanza vuol dire a Conte di votare il MES? Su MES basta tergiversare, dice Zingaretti, che è chiamato il saponetta, cioè l'uomo che non riesce mai ad afferrare in qualcosa che dice. In questo caso invece è perfettamente afferrabile, ci credete voi? Dice: se non fate il MES vi lasciamo. Singolare per noi amanti della destra, avete capito bene, per noi amanti della destra, che la destra europeista, cioè quella di Forza Italia, dica: va bene, facciamo il MES, ma non votiamo lo scostamento di bilancio, cioè non votiamo il maggior deficit che dovete fare voi pippe, che non siete stati in grado di rilanciare l'economia e non la rilanciate, ma avete fatto solo 4 bonus, non votiamo lo scostamento di bilancio, sembrerebbe, se non votate anche il MES. Insomma, io la trovo una cosa da pazzi. Sapete che io la penso diversamente da Salvini e dalla Meloni sul fatto che il MES probabilmente in un modo o nell'altro lo dovremo prendere e potrebbe non farci così male come loro prevedono, anche se rischi ci sono, e chi nega i rischi del MES è un folle, perché i rischi, quando vai a chiedere qualche cosa in prestito a tassi bassi, da chiunque lo chiedi, anche dalla Madonna Pellegrina, lei comunque ti vuole convertire come minimo, e quindi insomma io qualche rischio ce lo vedo, ma comunque sia, questa è la situazione. PD e movimento di Berlusconi convergenti nel chiedere al Conte, che dovrebbe essere più vicino a loro che al Movimento 5 Stelle, di prendersi in mano questo MES. Dall'altro c'è molta politica oggi, perché invece Repubblica titola in una maniera completamente diversa: e ci sarebbe l'intesa tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Sapete su che cosa? Sulla grande, gigantesca minchiata che riusciremo a fare, e di fare la cassa integrazione, ampliarla fino a dicembre del 2020, e questo potrebbe andare bene, chi non ha lavoro si porta dei soldi a casa, e il divieto dei licenziamenti fino al 2020. Cioè questi cretini illiberali cosa ci hanno in testa? Ci hanno in testa un paese che è in grado di spendere 15 miliardi di euro al mese e aziende che sono in grado di non licenziare fino al dicembre del 2020. Cioè questi pensano che tutti noi siamo dei senatori della Repubblica, che tutti noi siamo dei consiglieri regionali, che tutti noi siamo dei parlamentari, a cui non ci si può toccare il vitalizio, a cui non si può toccare il numero di persone, ma non lo dico in maniera anticasta. Questi sono persone che hanno perso completamente il senso della realtà. Cioè, voi pensate che sia possibile tenere la cassa integrazione? Perché ovviamente, vuol dire, questi non si rendono conto che qua il tema non è mantenere e dare ancora le mance agli italiani, perché possiamo farlo un mese, ancora 2 mesi, ancora 3 mesi. Io non ce l'ho con i poveracci,
Sono a loro, come posso dire, vorrei spiegare, non ai politici che sono soltanto in malafede, a coloro che godono oggi, quei pochi che godono la cassa integrazione che gli è arrivata in tempo, che è del tutto chiaro che non potranno vivere tutta la vita così. E se non aiutiamo le imprese, non aiuteremo mai loro, capite? L'imprenditore, tanto, chiude l'impresa, se ne va a St. Moritz, che cazzo gliene frega? Cioè, l'imprenditore è ricco, non ha qualcosa, probabilmente se l'è messa da parte, qualcuno no, artigiani, commercianti sono morti di fame come gli altri, ma quelli che sono ricchi se ne strabattono, e questi gli fanno fare la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti. È una cosa da matti. E la stessa cosa da matti che denuncia soltanto Giorgio Spaziani Testa, il presidente della Confedilizia, quest'altra grande, gigantesca follia, a pochi giorni dal pagamento dell'IMU, 16, seconde case che noi non abbiamo usato perché c'è stato il lockdown, quindi le abbiamo pagate come se nulla fosse, beh, a pochi giorni dal pagamento dell'IMU cosa c'è? Il blocco degli sfratti. Il blocco degli sfratti è una stronzata, non è da paese liberale. Il blocco degli sfratti, bisogna dirlo una volta per tutte, non è una roba da paese occidentale. E più blocchi gli sfratti e meno la gente affitterà le case, è del tutto evidente. Ci sono milioni di case sfitte, sapete perché? Perché c'è blocco degli sfratti. Prima c'era Luca Canone e oggi c'è blocco degli sfratti. Glielo vai a spiegare agli stessi fenomeni che vogliono la cassa integrazione e blocco dei licenziamenti? Questo è il filo rosso, intendo rosso, di un paese comunista che si è preso quattro grillini scappati di casa che pensano che questa sia la soluzione dei problemi dell'Italia. Blocco degli sfratti, blocco dei licenziamenti, cassa integrazione fino alla fine dell'anno, blocco in casa, perché oggi sono ritornati i virologi. Lo palco, oggi ne sentivamo la mancanza, ci dice gente accalcata e cosa dice la movida, cos'è movida e vacanze, adesso ve lo leggo bene, movida e vacanze, rischi altissimi, ci dice Lo palco. Una decina di virologi tra i più importanti d'Italia avevano detto che in realtà il virus era diminuito, altri virologi altrettanto importanti oggi dicono che questo non è avvenuto, sono affari loro, insomma si scalnassero tra di loro. Ma sulla questione, posto che i virologi non sono del tutto, diciamo, univoci, ma a me mi viene da ridere, ma se c'è, caro Lo palco, un grande il giorno in cui fai l'intervista e dici c'è movide e vacanze sono un problema perché hai visto le foto della gente al mare, toc toc, è il Pride? Quelli non vanno bene, perché lo capisce perfettamente. Come si chiama? Belpietro. Ma non è una questione di essere, ieri hanno malmenato un ragazzino, sette deficienti, c'era anche una donna perché era gay. Quei sette deficienti devi prendere a calci nel culo, finché quel culo non gli rende rosso dal dolore, perché sette bulli di merda come quelli che prendono in giro un ragazzino gay devono essere presi a calci nel culo. Chiaro? Ve lo dico con proprio nessuna infingimento, è una notiziola che c'è da qualche parte. Dall'altra parte, ieri invece c'era l'esibita gaiezza, diciamo, colorata, la facessero, io proprio sono dell'idea, essendo proprio un libertario, facessero come cazzo gli pare. Ma il punto non è questo, il punto è che se ci vanno a manifestare Tajani, che Gaio non è, nel senso che con la sua mascherina che poi viene tolta eccetera con la bandiera italiana, fa schifo. Se gli italiani vanno nelle spiagge c'è un rischio altissimo, e se quelli si assembrano, secondo me fanno benissimo a farlo, e chi se ne frega se lo fanno, tutti zitti e muti, cosa che dice oggi Belpietro. E vorrei depurarla dalla questione politica, la questione dei gay o dei trans o degli LGBT o quello che come cazzo si chiamano, non voglio commettere errori, ma il punto fondamentale è: non è possibile che ci sono delle manifestazioni che non sono assembramenti, possono stare vicini senza mascherine, e delle altre un po' di destra e bacchettone invece che quando si assembrano, siete lì assembrati. Vabbè, il Covid, poi c'è un altro problema oggi, perché ritorna l'idea che l'America è cattiva. Io godo come un riccio a leggere il Corriere della Sera, perché voi leggete il Corriere della Sera sull'America e pensate di avere a che fare con la Pravda. Cioè, non la Pravda, non c'è, non so come dirvi, deve essere un giornale di disinformazione. Vi ricordate quel giornale di disinformazione, diciamo, che faceva in quel libro di Eroi, stupendo, che era il giornale pornografico, che metteva tutte le fotine di Kennedy? Io ho adorato quel libro, vabbè, insomma, American Tabloid, ecco. L'American Tabloid, scritto dal Corriere della Sera, mi fa impazzire, perché oggi leggo... colpito il sud trampiano, cazzo, la vendetta di Dio, colpito il sud trampiano, là in Texas, in Florida, dove ci sono i cattivi che votano Trump e che con le armi sono contro il lockdown, ve lo siete beccato, godono del fatto che sia colpito il sud trampiano, toc, toc.
Come si chiama il posto in cui è stata più colpita l'America? New York. Da chi è governata New York? Dal New Yorker, dal fighettismo, da De Blasio, la cui figlia è arrestata perché faceva le manifestazioni inginocchiandosi sulle statue, perché le statue di Cristoforo Colombo non le andavano bene, o quello di Churchill non gli andava bene, o quelle del Museo della Scienza non andavano bene perché c'era un afroamericano vicino a lui. Ecco, quella New York là, di chi è? Di Trump, quella che ha votato Clinton, Obama, gli metti dentro anche un topolino, basta che sia democratico e se lo vota. Ecco, che cazzo c'entra? Godono come un riccio perché è arrivato al sud trampiano. Sì, è arrivato al sud trampiano, è arrivato in Texas. Tra l'altro io vi vorrei segnalare una cosa: nella terribile contabilità della matematica, di cui noi non vogliamo parlare, in Italia sono morte 35.000 persone, molte di loro ovviamente non avevano il Covid come loro principale malattia, ma sono tutte catalogate come Covid. In America 125.000, quindi in America 4 volte tanto. Io non lo so, ma se l'America ha 4 volte tanto gli italiani, quanta popolazione c'ha l'America? L'Italia ce n'ha 60, 6 per 4, 24, 240 milioni di abitanti, un pochino di più. Il che vuol dire, me lo faccio per semplice matematico, che purtroppo in America sono morte ancora meno persone in rapporto alla popolazione di quante siano morte in Italia. Purtroppo, magari qualcuno potrebbe tifare, vedi che salgono, come qualcuno faceva quella contabilità godendo e vedendo quanti muoiono in Spagna, in Gran Bretagna. Insomma, in questa è una delle altre ridicole storie del Covid. Beh, vabbè, neanche vi segnalo oggi Galli della Loggia, è stupendo. Oggi Galli della Loggia è stupendo perché dice: non sono state le intercettazioni, parliamo di magistrati, di Palamara a far capire quanto fa schifo la magistratura, perché sì, stasera ci sono, qualcuno di voi me lo chiede, sei un frustrato, vivi solo sputando addosso alla gente, sì, solo sputando addosso, deficiente che mi segue. Anzi, lo prenderei a calci nel sedere, questo qua, lo prenderei a calci nel sedere con quelli che hanno nominato il gay, li metterei tutti insieme, i 7 che hanno nominato il gay, 7 che menano un giovane gay, 7 che giovane è, presi a calci nel culo come quel cretino che sta qua, perché è un autolesionista, quindi l'autolesionista deve essere menato, perché uno che è menato intellettualmente, ovviamente. Allora, Galli della Loggia ci spiega che non sono stati le intercettazioni a far capire alla gente che la magistratura faceva schifo. Ecco qua un fenomeno che mi chiama. Io faccio la zuppa alle 10, nonostante questo Facebook non funzioni sempre. Allora, questo intellettuale, italiani, ma me la volete far dire sta roba qua? Dice Galli della Loggia, gli italiani non hanno bisogno delle intercettazioni per capire che i magistrati erano una cricca che faceva le sue cose. E poi cosa dice? Perché il problema di tutta la magistratura, da che cosa nasce? Non dai magistrati, no, neanche dagli italiani che già la sapevano la cosa. È colpa del berlusconismo che ha avvelenato la discussione. Perfetto, l'uomo che definì il movimento di Forza Italia il partito di plastica destinato a morire dopo qualche mese, l'uomo che mi spiegò in televisione che il lockdown non violava nessun diritto costituzionale, oggi mi spiega che gli italiani già sapevano quello che c'era scritto nelle cose di Palamara e non hanno altro che confermato. Però, cari Galli della Loggia, possiamo ridurre tutto a questa ossessione del cavaliere che addirittura è per colpa sua che ha avvelenato la discussione, che non si è fatta la riforma della giustizia, quando ha provato a toccare qualsiasi tasto della giustizia è stato avvelenato lui? A me mi viene da morire. Fantastico. Allora, sul PD ve ne ho parlato, non vi ho parlato della popolarità di Conte, oggi sono un po' incasinato. Ilvo Diamanti dice che è al 60% e in più vi è il 60% di italiani che non vuole che si vada a elezioni perché non saprebbe come sostituire Conte. Quindi dice che la legislatura durerà. Il fatto che ci sia un 60% che dice che durerà la legislatura e un 60% che ama Conte, siccome le due cose non sono facilmente sovrapponibili, mi fa pensare che non è che abbiamo preso un campione statistico così affermato, ma resta. Questo deve smettermi di chiamarmi. Io poi chiamerò questo 334 e gli dirò: chi sei? Chi sei? Uno che non segue la zuppa, se continua a chiamarmi. E Conte è molto amato, però c'è un altro problema. L'altro problema è il rischio panico nel Movimento 5 Stelle. Alle regioni rischiano di andare sotto il 10%, scrive Repubblica, in 6 regioni che voteranno a settembre, e in quel caso sono davvero guai. Intervista a Bufagni, uno degli uomini forti del Movimento 5 Stelle, tutto va bene, l'intervista di Bufagni che ci dice tutto quello che vale, però ispirarsi al modello Genova, e sono d'accordo anche con lui, ma cosa mi dice Bufagni? Che oltre a ispirarsi al modello Genova, che è stato voluto da Toninelli. Allora,
E allora sei il più serio, sei il più credibile, sei il più, diciamo, presentabile del Movimento 5 Stelle, mi dice, ispirarsi al modello Genova mi fa capire che fino a poco tempo fa erano loro che non volevano i commissari e gli appalti fuori dal codice degli appalti, che si deve superare il codice degli appalti e che questa roba è ispirarsi al modello di Toninelli, vorrei dire a Buffagni, ma l'analisi costi-benefici, il blocco delle bretelle, il blocco di tutte le opere pubbliche, ce le siamo inventati noi, diciamo, sviluppisti o se l'è sviluppata il movimento di cui Buffagni è gran parte? Perché se no vale tutto, no? Qua sembra che le opere pubbliche non le abbiano fatte in Italia, le abbiano bloccate in Italia, non so, i marziani! No, le opere pubbliche in Italia, la Gronda, la TAP, la TAV, l'autostrada delle piastrelle, chi cazzo le ha bloccate? Le hanno bloccate i grillini! Non è che ci possono raccontare la storia come la vogliono raccontare loro. Qual è il movimento più antisviluppo in Italia che ci ha fatto due palle così? Il movimento del monopattino, il movimento del verde assurdo, non sviluppista. Qual è? È il movimento di Buffagni. Poi possiamo anche far finta che non sia così, però andiamo avanti pure credendolo. Nel frattempo Turani dice una cosa fondamentale: gli italiani poco si fidano di quello che dicono a Diamanti, cioè che Conte è il loro leader, tant'è che tengono un sacco di depositi in banca perché pensano che il prossimo autunno e il prossimo inverno sarà durissimo. Oggi sul quotidiano nazionale Lenzi invece c'è una posizione molto più libertaria e gaudente come la mia e dice: ragazzi, spendete! Meglio che spendete i vostri soldi perché se no vi arriva la patrimoniale e sono cavoli vostri. Nel frattempo i giornali italiani tutti titolano sul successo verde in Francia, perché quando c'è la parola verde, il Green New Deal, la Green New Minchia, insomma piace a tutti quanti sto nuovo verde, posto che, come ha scritto un bellissimo libro, Giubilei, ve lo consiglio, l'ho recensito sul mio sito Nicola Porro, il fatto che il verde e l'ambiente sia appannaggio della sinistra e della decrescita felice è una minchiata, cioè una grande cultura di destra, libertaria, liberale e anche conservatrice ama la natura e non si deve far fare lezioni da nessuno. Ma detto questo, il successo verde in Francia è solo parziale. Hanno vinto a Marsiglia e hanno vinto a Lione. Benissimo. Ma in realtà il vero punto della Francia in queste elezioni è stato che a Parigi ha rivinto la socialista Hidalgo, e stiamo parlando della città grandemente più importante di tutta la Francia. E Macron in realtà è andato male in tutta la Francia, il presidente francese. Questi dati li vedete più o meno diffusi sui giornali. La Ceccardi, candidata donna leghista in Emilia-Romagna, al guinzaglio, dice il presidente della regione toscana. Li mortacci vostra! Li mortacci vostra, dico io, perché se questa cosa l'avesse detta qualcuno, la Murgia, a uno di sinistra, la Murgia ci avrebbe preso a borsettate, ci avrebbe fatto un mazzo così, avrebbe letto gli ultimi passi di Milan Kundera, avrebbe letto una poesia di Cavaquis, ci avrebbe fatto leggere i primi numeri di Topolino. Invece, se a essere presa per il guinzaglio è una candidata giovane della Lega, se ne fottono tutti. Questo è il giornalismo italiano, questo è il progressismo italiano, questo è il black panterismo italiano. Voglio vedere uno inginocchiato per la Ceccardi. Ma guardate un po' voi, ci si inginocchia col pugno chiuso, che è già una cosa che mi fa schifo esteticamente, ovviamente per gente che noi non conosciamo, per razzismi che noi non abbiamo. Ma se al guinzaglio viene tenuta una candidata che è peraltro anche un europarlamentare della Lega, beh, in quel caso non esistono più le categorie di offesa che vengono date in queste circostanze. Di sessismo, maschilismo e tutto quello che volete. Per quanto mi riguarda, io sono dell'idea che si può dire quello che ci pare. Io penso che la Ceccardi sia sufficientemente forte per sentirsi dire che è al guinzaglio, ma la cosa che mi diverte è che sono al guinzaglio nella loro testa le Murgia, i Carofiglio, sto sudando come lui, gli intellettuali che non si rendono conto come sono stati sbiancati, per usare un loro termine, perché adesso non si può dire neanche sbiancati, se ne occupa Gervasoni, se ne occupa qualcuno sui giornali di destra, ma il punto che non si coglie è che si deve avere il diritto di poter dire che la Ceccardi è al guinzaglio e non scandalizzarsi, perché la Ceccardi è in grado di rispondere a questa roba con un sorriso o con un calcio nel sedere, a seconda della sua indole, perché non succede nulla. Quello che succede è che un mondo è assurdo se mi toglie una statua, se mi permette, non mi permette di fare una pubblicità con scritto sbiancato, non se c'è un cretino che l'unico argomento che c'ha con la Ceccardi è dire che è al guinzaglio, perché se questo è l'unico suo argomento, qualifica il cretino! Punto! Ma andiamo avanti. Rinvio a dicembre.
E no, e l'altra vicenda stupenda, scusatemi sempre su questo, riguarda Starbucks. Starbucks decide di non fare più la pubblicità su Facebook perché non fa abbastanza per contrastare la diffusione di nomine false e messaggi di odio. Forza Facebook! A parte le cagate softwareistiche che mi avvengono ogni giorno nelle mie dirette, diciamo che potrebbe lavorare un po' di più sul software, mettiamola così, capisco che è impegnativo e non sono lezioni su questo, certo non la posso dare alla piattaforma più importante del mondo, però l'idea che Facebook debba fare più interventi sulle notizie false e sui messaggi di odio di questi cazzoni multinazionali, la Starbucks, dove c'è sfruttamento, il caffè dove lo prendevano fino a poco tempo di fa, prima che si inventassero tutta questa loro retorica del caffè perfetto. Io mi sono rotto i coglioni di questi fenomeni che sono dei grandi, enormi, giganteschi Moloch che devono far dimenticare la loro forza planetaria e i loro sfruttamenti planetari, se la prendono con Facebook, che è altrettanto un Moloch finanziario e digitale, e gli fanno un mazzo così e non fanno la pubblicità, cosa liberissima per quanto riguarda loro, Coca-Cola, la Honda, Verizon, Unilever. Ragazzi, attenti, perché quando un edicola oppure un editore si toglie la pubblicità per quello che una grande corporation considera messaggi di odio, attenzione, perché in quell'etichetta messaggi di odio o notizie false, queste grandi corporation possono mettere dentro tutto. Oggi sono messaggi di odio e notizie false quelle che piacciono alla sinistra, domani potrebbero essere a destra. Io difendo invece la libertà totale, primo emendamento americano, di poter dire tutto quello che ti pare, a meno di non dire accendo il fuoco in un cinema in cui metto il panico e uccido tante persone. Fateglielo capire a Starbucks, è difficile. Io quello che posso fare è mi rifiuto di prendermi un bello Starbucks e mi prendo un bella moca Bialetti col caffè Illy dentro. Qualcuno mi può rompere le balle, sì, sono tutti politicamente corretti, Bialetti e Illy saranno sicuramente dei politicamente corretti, me ne sbatto, mi prendo una bella moca alla faccia di Starbucks. Intervista dell'Azzolina infine al Messaggero, e gli alunni a settembre avranno nuovi banchi e ci saranno più insegnanti, gli orari saranno sfalsati e cos'è che dice? E ci sarà la teledidattica per i più grandi. E annuncia l'Azzolina oggi nella sua intervista sul Messaggero, sarà due volte Natale. E con questo direi che possiamo chiudere. Noi ci vediamo questa sera a Quarta Repubblica e ci sarà Matteo Salvini, la solita intervista a Matteo Salvini che arriva in questa populista Rete 4, quindi tenetevi questa solita intervista, però stasera su Arcuri vi farò godere come dei ricci. Ciao.